Costruire solidarietà, questo è il titolo dell'appuntamento che si è svolto lunedì 27 agosto 2018 presso la Galleria di Arte Contemporanea Filippo Scroppo. Qui si sono incontrate una serie di realtà, tra cui il progetto Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, un progetto che nasce dal 3 ottobre 2013 a Lampedusa e poi si amplia e vede una serie di ramificazioni, tra cui naturalmente i corridoi umanitari che dal 2015 hanno portato in Italia oltre 1000 persone in condizioni di legalità e di sicurezza. Presenti, tra gli altri, il pastore Francesco Sciotto, Paolo Naso, politologo e coordinatore del progetto Mediterranean Hope, Marta Bernardini, sempre del progetto Mediterranean Hope, e il pastore di Roma, Piazza Cavour, Marco Fornerone. Tra i protagonisti di questo appuntamento, Luigi Manconi, già senatore del Partito Democratico e oggi direttore dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Io non penso che oggi in Italia il razzismo sia un fenomeno particolarmente abnorme. Penso che ci sia e come, penso che sia in crescita e come, ma che un errore davvero letale sarebbe confondere ciò che dobbiamo chiamare xenofobia col razzismo. Questa pulsione a diffidare dello straniero non è necessariamente razzismo, è nemmeno è destinata a diventare fatalmente e rapidamente razzista. Assolutamente no. Io trovo quindi più preoccupante dei tanti, che pure tanti sono, episodi di razzismo, la crescita della xenofobia, perché se non contenuta, se non mediata, se non trattata politicamente, se non disincentivata, quella xenofobia che attualmente non è razzismo può diventare. Presente in sala anche la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re. La cooperazione di per sé certamente è uno strumento estremamente importante, di cui si parla a tratti qualche volta, ma addirittura se ne conosce poco il significato. Cooperazione vuol dire appunto cooperare, ma cooperare vuol dire lavorare insieme, no? Operare insieme, e questo di per sé già come principio è fantastico, perché implica che ci sia appunto una collaborazione tra chi dà e chi riceve, in un principio di interdipendenza che è sempre più importante nel nostro mondo. E nelle mie intenzioni assolute fare in modo che, a cominciare dalle scuole, ci sia una forte consapevolezza di quanto è importante questo modo di agire, soprattutto verso i paesi terzi, per esempio, visto che mi occupo di politica internazionale, ma di fare in modo che effettivamente queste formule, diciamo, di apprendimento reciproco e di sviluppo di progetti che possano portare ad uno sviluppo condiviso e a lungo termine sostenibile sia importante.